Il 20 marzo del 1811, il giorno della nascita del re di Roma, fu sicuramente il giorno più felice della vita di Napoleone. Ma i fatti che portarono poi alla nascita dell'Aiglon furono in qualche modo tragici, e vediamo il perché. Facciamo un passo indietro. Napoleone era ben conscio del fatto che era necessario avere un erede, che la sua dinastia poteva rimanere a governare la Francia solo se ci fosse stato un erede legittimo di Bonaparte. Aveva pensato al figlio del fratello Luigi o anche ad altre adozioni, ma anche a un fratello che poteva continuare la dinastia Bonaparte in caso della sua morte. Ma sapeva bene che le altre potenze europee non l'avrebbero consentito, solo se ci fosse stato un erede diretto di Napoleone, le cose potevano proseguire in questo senso. C'era però un problema: l'imperatrice di Giuseppina non poteva dargli un figlio. Per molti anni Napoleone era stato convinto di essere lui quello sterile. D'altra parte, egli pensava che Giuseppina non poteva esserlo, avendo avuto due figli, Eugenio e Hortense. Quindi era ben convinto che era lui ad avere qualche problema. E anche quando i suoi familiari, in particolar modo la madre e la sorella Carolina, gli facevano notare che Giuseppina ormai era vecchia per dargli un figlio, lui non accettava molto questa tesi. Le cose cambiarono quando cambiarono. Cambiarono quando la Denuelle rimase incinta. La Denuelle era una lettrice di Carolina che era diventata l'amante, una delle tante amanti di Napoleone, e che appunto rimase incinta e gli diede un figlio. Napoleone in quel momento pensava sicuramente già a lasciare Giuseppina, ma probabilmente non era del tutto sicuro di essere lui il padre. Infatti c'è una vecchia storia secondo cui sia stato Murat aver messo incinta la Denuelle, una storia forse poco credibile. Sicuramente era figlio di Napoleone, ma lo stesso Napoleone qualche dubbio probabilmente lo aveva. Le cose cambiano del tutto quando a rimanere incinta è la contessa polacca Maria Walewska, l'amante che lui trova in Polonia quando entra a Varsavia. La Walewska è sicuramente una donna morigerata, una donna che non aveva altre avventure. Suo marito era più che settantenne. Quindi, quando la Valesca rimane incinta, per Napoleone è la prova provata che può generare un figlio, che può avere un erede. A questo punto si decide. Decide che è giunto il momento di separarsi da Giuseppina, da divorziare. Sa che non è facile per lui. Ama, anche se in maniera diversa, Giuseppina. Vorrebbe non troncare la relazione, ma sa che per ragioni di Stato lo deve fare. Egli quindi pensa anche a legarsi a una casa reale europea importante, quindi pensa allo zar, pensa quindi a una delle sorelle di Alessandro, Anna, che però è troppo piccola, e poi comunque la corte russa non vuole dargliela in sposa, e quindi si rivolge all'Austria, agli Asburgo, a Maria Luisa. Quindi sposa Maria Luisa e una delle notizie più belle di questo suo matrimonio è quella che Maria Luisa è incinta. Arriviamo quindi alle fasi finali di questa gravidanza, alla nascita del re di Roma. Siamo al 19 marzo del 1811, intorno alle 7 di sera, comincia il travaglio dell'imperatrice. Nel frattempo i parigini hanno goduto di questa notizia e aspettano anche loro ansiosi la nascita di questo figlio, anche per vedere se fosse stato un maschio o una femmina. E si rincorrono, così come nella Parigi di sempre, si rincorrono delle strane voci. Qualcuno afferma che Maria Luisa non è vero che è incinta, che al momento di questo presunto parto verrebbe sostituito il bambino, e che anzi, seppure fosse stata incinta, nel caso in cui il bambino o fosse nato morto o fosse stata una femmina, sarebbe stato sostituito.
erano delle voci incontrollate, ridicole per certi versi. Maria Luisa era incinta, ma si sa come tra il popolo parigino certe voci potevano impazzire, vengono poi rimbalzate e replicate di voce in voce. Comunque torniamo quindi all'imperatrice e al suo travaglio. Viene subito convocato lo ostetrico dell'imperatore, lo ostetrico di corte, Charles Antoine Dubois, che accorre quindi subito al capezzale dell'imperatrice, intorno all'imperatrice una gran corte, le sue lettrici, le sue dame di compagnia, altri membri della corte, Madame Mère, la madre di Napoleone, sono tutti là ansiosi in attesa di questo parto. I dolori sembrano calmarsi a tarda sera del 19 marzo, riprendono violenti alle 6 del mattino. Napoleone a quell'ora, come suo solito, è immerso nella sua vasca da bagno caldissima. Sappiamo che Napoleone amava di prima mattina immergersi nella vasca da bagno che con acqua quasi bollente tale da scottarsi, e vede arrivare l'ostetico Dubois ansioso e preoccupato. Napoleone cerca di interrogarlo, di capire che cosa sta succedendo, e Dubois gli dice: fra mille parti che ho preso, solo uno era simile a quello dell'imperatrice. In pratica, a un certo punto, quando Napoleone chiede spiegazioni più dettagliate, gli fa comprendere che probabilmente lui potrà salvare solo uno tra bambino e la madre. Napoleone in un primo momento cerca di rassicurarlo, gli dice a Dubois di trattare l'imperatrice come se fosse una qualsiasi marchand di Rue Saint-Denis, ma poi, quando vede la reale preoccupazione dell'ostetrico, gli dice: salvate prima la madre, sauvez d'abord la mère. Un fatto unico, un fatto innovativo anche questo, quello di Napoleone. Si sa che tra i reali, in un caso di questo genere, la risposta sarebbe stata diversa: salvate il nascituro al posto della madre. Lo sappiamo per esempio quando Jane Seymour, una delle mogli di Enrico VIII, aveva un parto difficile. Enrico VIII non esitò a dire ai chirurghi di corte di operarla di parto cesareo, che all'epoca significava morte sicura della madre, pur di salvare il nascituro. Cambiano quindi anche, vedete, le prospettive con Napoleone. Napoleone si rivolge più all'affetto familiare, alla moglie, che non al nascituro, così anche desiderato, così importante per lui, proprio per la sua prosecuzione della sua dinastia, ma non ha esitazioni in questo senso. A questo punto Dubois ritorna praticamente dalla imperatrice, lo stesso Napoleone si precipita, addirittura bagnato, si mette qualcosa addosso e arriva al capezzale dell'imperatrice, la bacia, la coccola, ma poi anche l'uomo più forte, l'uomo che aveva affrontato battaglie, che ha visto centinaia e migliaia di persone morire, in pratica va via, se ne va in una stanza vicino, non riuscendo a resistere a vedere la moglie soffrire. Intervengono a questo punto anche Corvisart, il medico personale dell'imperatore, che era il suo medico preferito, l'unico di cui si fidava, perché Napoleone dei medici non si fidava affatto, e Ivan, l'altro medico. Sono 25 minuti di grande terrore, di dolore, di preoccupazione, di ansia per tutta quanta la corte e per Napoleone. Dopodiché l'operazione con il forcipe, perché il parto era un parto podalico, riesce e nasce questo bambino. Sono tutti convinti che il bambino sia morto, per cui Napoleone si precipita dalla moglie, si precipita da Maria Luisa, la coccola, la baciola, la vezzeggia, e il bambino viene cercato di rianimare, gli mettono dei panni caldi intorno, ci sono dei massaggi, ma sono convinti tutti che sia stata salvata la madre a scapito del bambino. Dopo un poco si sentono dei vagiti. Napoleone è sorpreso, il bambino è vivo, lascia la madre, si precipita dal bambino per accarezzarlo, per abbracciarlo, e a questo punto è ebro di gioia, si alterna tra madre e figlio, poi si ritirano le sue stanze e i servitori riprende un po' il suo savoir-faire e dice: finalmente è nato un bel bambinotto, l'abbiamo dovuto tirare un po' per l'orecchio, ma alla fine è venuto fuori. E questa è la storia
la nascita del giorno della nascita del 20 marzo 1811, della nascita del re di Roma, del figlio di Napoleone. Il destino del figlio di Napoleone lo conosciamo, sarà un destino crudele, ma lo stesso destino di Napoleone che per pochi anni potette godere di questo suo figlio.